Allora, fare buchi nel vetro non è difficile, ci vuole solo tanta attenzione e pazienza. Bisogna utilizzare le punte giuste, che sono queste, e poi alcuni accorgimenti. Uno degli accorgimenti è, per esempio, ecco un buco già fatto, eccolo qui. Uno degli accorgimenti è quello di riempire la bottiglia di acqua e bucarla mentre ci si trova all'interno di un lavello o di una concolina. Io mi sono costruito questo coso in maniera tale da avere un supporto affidabile quando si fa il buco. L'altra cosa ovviamente è che bisogna avere delle bottiglie, insomma, interessanti da bucare. Quella che andremo a bucare è questa qui. Sono delle bottiglie artistiche, che è veramente un peccato buttarle. Stiamo facendo della pubblicità, ma pazienza, sono molto belle, specie quando c'è la luce dentro. Queste con luce dentro sono veramente belle. Adesso scegliamo un punto da bucare e per bucare, oltre a dei guanti e gli occhiali di protezione, abbiamo bisogno di un trapano. E la velocità che dovremo andare a utilizzare per queste punte è massimo 500 giri al minuto. E per il momento utilizzeremo una punta più piccola perché andremo a fare la traccia, poi piano piano passeremo alla punta definitiva e alla fine con questo praticamente faremo una rifinitura. Questa qui è una mola da mini trapano, la metteremo sempre qui per fare una finitura al buco. Qui già l'ho utilizzato e si vede che c'è una traccia. Procediamo, adesso vado a riempire la bottiglia di acqua, con l'opportuno tappo la tappo e poi la immergerò dentro e andremo prima a fare il buco piccolo, poi a fare il buco definitivo. Forse è meglio farla qui.
ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a tagliare la punta e metteremo quella più grossa. Rimaniamo in linea. Un asciugamano a portata di mano è fondamentale perché bisogna anche asciugare il manico del trapano. Ovviamente usiamo un trapano a batteria perché è evidente che non possiamo utilizzare un trapano a corrente elettrica perché stiamo con l'acqua, quindi ciò non toglie che chiaramente anche il trapano bisogna evitare, non può essere immesso in acqua. Ora utilizzo il guanto solo sulla mano sinistra, che è quello che va a tenere la bottiglia, sempre calzati gli occhiali di protezione. Rimettiamo la tavoletta con la sola mano sinistra perché a questo punto devo stare attento. Lì vado a prendere il lato, il buco, scusate che ho sentito questo rumore tipico della. E adesso tanta pazienza. Questa volta non farò l'editing per accorciare praticamente il video. Lo lascio in tutta la sua lunghezza pure per far dolore i tempi. Si deve spingere, ma sembra un paradosso che bisogna spingere con molta delicatezza, e spingere con molta delicatezza, però bisogna farlo. Il vetro si sa è un materiale molto difficile, quindi. Ondeggio così con delicatezza, sempre per. Ogni tanto mi riposo, perché lo spingere comunque sia è faticoso, e ricomincio. La prima parte del foro sembra che praticamente non si buchi mai, in realtà la punta scava. Quando il foro comincia praticamente ad arrivare dal lato opposto del vetro, considerate che il vetro di queste bottiglie è notevolmente spesso, stiamo sull'ordine di 3-4 mm. Quando comincia ad arrivare dalla parte opposta il buco, e lì si comincia a percepire. Si comincia a percepire, chiaramente consiglio di fare più prove, ovvio, per acquisire quella necessaria sensibilità sulla mano. Quindi si prendono un po' di bottiglie, poi piano piano si forano. Cominciare dalle bottiglie queste qui più spesse assolutamente, perché io già ho provato con altri tipi di bottiglie, quelle della birra per esempio, quella da 33 è facilissimo romperle perché il vetro è sottile e lì calibrare la forza è molto importante. Tanto andiamo a sentire il buco e ci accorgiamo che il buco sta nascendo. Sembra di non andare avanti, ma in realtà va avanti la punta. Con il dito andiamo a sentire. Io già sono arrivato all'altra parte e adesso si comincia a sentire che c'è più presa nel taglio, mentre all'inizio sembra che scivola e che non succede nulla, adesso si comincia a sentire piano piano. E adesso bisogna andare avanti con delicatezza. Probabilmente dal video non si vede, ma si vede anche la nuvoletta di detriti di vetro triturato. La polvere praticamente che fa una sorta di nuvoletta intorno al buco.
nella fase finale del buco la nuvoletta è molto più evidente. Più delicatezza si fa in questa parte di foro, più il foro verrà preciso. Non tolgo la bottiglia dall'acqua. Mi riasciugo le mani con l'asciugamano. Riasciughiamo con così per sicurezza il nostro bel abitatore Parkside preso all'Lidl. Diciamocela, per quello che costa funziona veramente bene in maniera egregia. Se vi ricapita, che purtroppo al Lidl non è che vi danno sempre in offerta, capita le volte che lo danno in offerta. Ora diamo una volata al buco. Per togliere i detriti. Ok. E adesso stappiamo e eccola qua. La bottiglia di Sendero è bucata. Il disegno è su una pellicola, in realtà. Quindi, come vedete, è abbastanza facile. Una cosa che bisogna fare attenzione quando si buca è che spesso le bottiglie di spumante o di prosecco nella base sono concave, alle volte in maniera molto accentuata, come questa qui per esempio, e allora quando si va dentro con la punta bisogna fare attenzione di non andare a centrare, soprattutto nella fase di finale del foro, ed è per questo che non bisogna spingere, perché c'è il rischio che si va dentro velocemente e con la forza, con l'impatto, considerando che appunto è una punta che taglia il vetro, si vada anche solo a scheggiare e quindi a spaccare la bottiglia. Allora, questa fase abbiamo fatta. L'oggetto di questo video era far vedere come si faceva un foro su una bottiglia, lo abbiamo fatto. Seguirà tra un po' di tempo un altro video in cui praticamente costruiremo una lampada con la luce dentro, e lì ci saranno una serie di problemi da risolvere, perché dovremmo trovare un sistema con delle lampadine che passeranno qui.
andremo anche a ricollocare poi la gabbia e il tappo. Non è dato praticamente da ricostruire l'integrità della bottiglia. Come sempre abbiamo sentito l'autoclave, ci fa compagnia. Grazie e ci vediamo al prossimo video.